Benvenuti in questo nuovo video da Mobile Phoneland. Oggi abbiamo una piccola guida sulla MIUI 7 che ci tenevo a parlarvi perché i telefoni Xiaomi sono molto interessanti, però molti si lamentano che non arrivano le notifiche. Io ve lo faccio vedere sul MIUI 3 con la MIUI 7 e ovviamente se voi comprate uno Xiaomi o avete un altro device con una MIUI potrebbe cambiare qualcosa. Comunque, per avere tutte le notifiche bisogna bloccare le applicazioni e fare anche un'altra procedura. Quindi, per prima cosa andiamo su sicurezza, che è una specie di applicazione per fare la pulizia dei file inutili, lista blocchi. Insomma, sulla MIUI c'era già il sistema dei permessi prima dell'uscita di Android N, no, di Android Marshmallow, scusate. Quindi, andando su permessi abbiamo avvio automatico, quindi qua bisogna abilitare tutte quelle applicazioni di cui vogliamo ricevere le notifiche. Magari voi mettetele tutte così non corriamo questi permessi. In questo caso queste sono le notifiche, le applicazioni che quando riavviamo il telefono queste applicazioni dovrebbero partire in background, le altre invece no. Poi un'altra cosa è tanto aprire l'applicazione che ci interessa. Per esempio, io vi faccio vedere questa applicazione che si chiama System App Safe Remover. E ipotizziamo che questa applicazione mandi le notifiche. Come fare per averle? Andiamo nel multitasking e questa applicazione la spingiamo verso il basso e come vedete compare il lucchettino. Quindi se noi chiudiamo le altre applicazioni che abbiamo aperte, questa resta sempre aperta e quindi sarà in grado di mandarci le notifiche. Stessa procedura per tutte quelle applicazioni che mandano le notifiche. In teoria potete farlo anche su quelle che non mandano le notifiche, però non avrebbe gran senso. Quindi in questo modo avrete risolto il problema. Vi consiglio comunque di comprare un telefono con una buona quantitativa di RAM perché in questo caso restano sempre in esecuzione. È vero che comunque nelle altre ROM restano lo stesso i potessi in background, però magari qua rende il tutto un po' più pesante. Spero che questo video vi fosse interessato, che vi possa essere stato utile. Vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere. Ci vediamo al prossimo video da Mobile Phone Island. Ciao!